Passati 10 anni, sembrano un soffio di vento, eppure girando per San Donà di Piave si colgono tutti, attraverso le opere, le strade, i servizi, le strutture. Sono la dimostrazione che la città che io sognavo è diventata realtà. Sono la dimostrazione che oggi, confrontata a San Donà con le realtà che stanno attorno, mi permettono di affermare che San Donà la qualità della vita c'è. È sicuramente stato un percorso lungo, non privo di difficoltà e anche di scelte molto molto difficili, a volte anche contrariate, ma che poi hanno prodotto quelli che sono i risultati oggi sotto gli occhi di tutti. Le opere, i servizi, le strutture, le infrastrutture dimostrano quella che è stata la crescita, l'evoluzione di San Donà di Piave, ma questo sviluppo va completato attraverso quello che deve essere un progetto politico e dei progetti concreti rivolti al futuro e ad una visione innovativa della città. Che punti a migliorare ancora di più quella che è la qualità della vita dei cittadini sandonatesi. Ed è qui che la nostra lista civica si trasforma in una lista progetto, in quella che noi abbiamo chiamato con Francesca Zaccariotto per una Smart City, che si propone di attuare quello che vorremmo diventasse la nostra città di domani. È sicuramente un passaggio politico importante che si sposta da quella che è San Donà di Piave a quella che è la provincia di Venezia per poter guardare alla prossima città metropolitana. Pensiamo dunque ad una San Donà di Piave che può diventare sito principale dell'incubatore della futura città metropolitana. Quindi la Smart City in questo scenario si propone per un'economia innovativa che dia risposte a quella che è l'emergenza lavoro, una mobilità rispettosa del nostro ambiente, la valorizzazione del capitale umano e quindi anche della solidarietà e un miglioramento costante della nostra qualità della vita e di un governo cittadino che sia in grado soprattutto di creare partecipazione attiva dei nostri cittadini. Può apparire come un progetto ideale, ma io credo abbia già dato i suoi effetti, i suoi risultati, attraverso degli interventi che ci sono stati in questi anni e delle iniziative che l'amministrazione ha realizzato. Merita essere ricordata, la scuola per l'infanzia è fatta secondo i principi di bioarchitettura. Il risparmio energetico che è stato applicato in tutti gli edifici pubblici dell'amministrazione attraverso il progetto Beghelli, l'incremento della raccolta differenziata che ci porta oggi ad essere uno tra i comuni che ha raggiunto il 77% di raccolta differenziata, l'ampliamento del verde che ha portato anche a fare dei progetti con l'occupazione di persone svantaggiate attraverso una cooperativa sociale, l'incremento delle piste ciclabili, il sostegno al volontariato e la recente applicazione app per smartphone che anticipa quelle che sono le idee di un comune accessibile online. Dobbiamo ricordare, perché è assolutamente importante, che l'Unione Europea per il progetto Smart City ha messo a disposizione ben 11 miliardi di euro di contributi e dunque prima noi saremo capaci di elaborare veri progetti in questa direzione, prima noi potremo attingere a questa grande risorsa economica per poter continuare a realizzare nelle nostre città quelli che sono i nostri sogni.